siamo sul luogo del delitto, sul luogo dove si è verificato da anni un omicidio lento che dura da decenni. Siamo sulla spiaggia di Terzo Madonna, la spiaggia che non c'è più, la spiaggia fantasma. Divieto di accesso. È bastata una mareggiata, quella di questa notte, per portarsi via altri metri di spiaggia, altri 10 metri. Venite a vedere. Comune di Scanzano Ionico, guardate qui, qui quest'estate c'era questa recinzione che impediva di fare il bagno in questa spiaggia, che era utilizzata per anni per fare il bagno qui, c'erano quattro stabilimenti. Quelle che vedete lì sono le infrastrutture dell'ultimo stabilimento balneare attivo qua. Le onde hanno divorato in una notte 10 metri, ma io accuso, guardate lì, dietro quell'albero, c'è la parte più bassa della pineta, basterà che si spiaggia se la mareggiata durerà ancora, divorerà questo ultimo pezzo di strada che c'era, e questo parcheggio, e questi pali di illuminazione, e invaderà la zona di Terzo Madonna. Io accuso, perché in ogni delitto c'è sempre chi lo commette, e chi l'ha commesso questo delitto, chi ha ucciso questa spiaggia, l'hanno ucciso le istituzioni dello Stato italiano, assessore alle infrastrutture, assessore all'ambiente della regione Basilicata. Voi siete oggi, per continuità amministrativa, coloro i quali devono porre rimedio a questo scempio. Abbiamo chiesto da anni ormai che qui bisogna decretare lo stato di calamità, lo stato di emergenza, perché bisogna intervenire con urgenza. Io accuso, e se succederà qualcosa di irreparabile, sappiatelo bene, avrete tutti gli articoli che ho scritto, tutti i video che ho realizzato, tutte le cose che ho detto su questa spiaggia, peseranno sulle vostre coscienze.